Sa, prova. Sa. Sì, si sente. Amen. Gloria a Dio. Pace a tutti quanti. Giuseppe, Armonia, Aurora, Ciro, Adriano. Dio vi benedica. Ok. Sa, prova. Sa. Sì. Allora, Daniele, ok. Ok. Amen, gloria a Dio. Allora, pace Giovanni, pace Cristina, Sa, pace Francesca, gloria a Dio, benvenuti. Bene, allora, 3 minuti fa abbiamo iniziato, quindi cominciamo subito. Benissimo. Allora, questa sera vogliamo parlare di un qualche cosa di molto importante. Benissimo. Allora, voglio dedicare questo video a una persona che mi ha scritto nella mail e mi fa una domanda, ovvero di dove ho parlato in un video, in quale video avrei parlato, diciamo, dell'oggetto che andremo a trattare in questa sera. Ora, siccome io non mi ricordo poi dove e in quali video ho trattato determinati oggetti, perché non ho fatto un video dedicato, e quindi avendo fatto più di 400 video io non ricordo. Allora, se il video, come dire, ha un oggetto dedicato, allora tipo il rapimento della Chiesa, è facile, basta inserire il nome, diciamo, del titolo nella barra delle ricerche e così trovi subito il video. Viceversa, quando l'oggetto non è dedicato al video, è praticamente, almeno io non mi ricordo dove. E allora ho deciso di fare un video, perché vero è che io al 99% delle richieste che mi fanno tramite mail non do seguito a un video, però ogni tanto lo faccio, quando appunto penso che sia necessario. Bene, questa profezia quindi già è stata trattata, ma la tratteremo in questo video come oggetto dedicato, in maniera tale che poi i prossimi che mi faranno la domanda dove ne hai parlato, il video è bello che è pronto. Benissimo. Allora, vogliamo fare una piccola preghiera. Gloria a Dio. Padre Dio della gloria, Signore, veniamo a Te. Ti ringraziamo, Signore, ancora oggi. Padre, ci stai dando la possibilità di poter parlare di Te, della Tua parola, dell'esporla. Signore, guidaci, Padre, con lo Spirito Santo, Padre. Signore, benedici tutti coloro che stanno qui ascoltando, le loro famiglie, tutti quelli che vedranno questo video in differita, Padre. Sì, Signore, fai che ogni cosa, Padre, sia fatta secondo il Tuo volere, ogni parola, Signore, sia guidata, Signore, dal Tuo Santo Spirito, Padre. Ogni cosa Te la chiediamo, nel nome di Gesù Cristo,
che tu hai benedetto e innalzato in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Allora, vogliamo iniziare. Allora, tutto quello che faremo, diremo, leggeremo, lo faremo, lo diremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Allora, vogliamo passare a Luca 21. Luca 21. Allora, Luca 21. Io si trova anche in Luca 24, però io utilizzo sempre Luca 21 perché mi trovo meglio con Luca 21. Allora, Luca 21 dal 29. Molto semplice. Allora, Luca 21, parallelo a Luca 24, parla, insomma, degli ultimi tempi. Ok, benissimo. Allora, il Signore disse loro una similitudine. Riguardate il fico e tutti gli alberi. Ora, quando già hanno germogliato, voi, vedendolo, riconoscete da voi stessi che già l'estate è vicina. Così ancora voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Benissimo. Ora, la domanda del milione è: quali cose? Di cosa sta parlando il Signore Gesù Cristo? Delle cose descritte poc'anzi. Infatti noi dovremmo leggere tutto quanto il capitolo 21, dovremmo leggere tutto quanto il capitolo 24, ma che dico di più? Insomma, dovremmo leggere, dovremmo attingere anche all'Antico Testamento e così via discorrendo. Benissimo. Ora, stando a quello che è successo, stando alla storia, stando alle profezie bibliche, noi sappiamo che Gerusalemme è stata distrutta e anche il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto. Gesù lo ebbe a dire in Matteo capitolo 24, non lo leggiamo per motivi di tempo, no? Inizia con la famosa domanda del milione, come la chiamo io. I discepoli, no? Si accostano al Signore Gesù Cristo, ricordate tutti quanti, e gli fanno notare, no? Le pietre del Tempio, no? L'edificio del Tempio. Gli dicono, guarda Signore Gesù, guarda che pietre, guarda che mura, guarda che Tempio, no? Guarda che bello, guarda che magnificenza. E il Signore Gesù Cristo gli dice, io vi dico che qua verranno i giorni che pietra su pietra non resterà. Capirai, gli dici una cosa del genere a un ebreo di qualsiasi epoca, tanto più di quell'epoca, l'avresti proprio ucciso, si può dire. Tant'è che poi lo prenderanno in disparte e gli diranno, ma Signore, ma quando avverranno tutte queste cose? E il Signore gli comincia appunto a fare tutta la descrizione. Noi abbiamo fatto un video dedicato per quanto riguarda Matteo capitolo 24. C'è proprio il titolo, questo sì, lo trovate, diciamo, sul nostro canale. Basta che andate sul primo canale, su quello, diciamo, il primo. Basta che andate là e lo cercate. Allora, che cosa succede? Il Signore Gesù dice tutte queste cose non passeranno, ok? Prima che questa età o questa generazione, ok, non passerà, che tutte queste cose si concretizzeranno. Ora però noi sappiamo che il tempio è passato, Gerusalemme è passata, quindi è chiaro, è evidente che qui si riferisce a quale generazione, si riferisce qua? Questa età o generazione, quale generazione si riferisce? La generazione, l'ultima generazione, la generazione della fine dei tempi. Ora, la domanda del milione è, ma quando comincia
questa generazione? Molto semplice. Ora la risposta è chiara. Voi avete sempre udito, ed è giusto, dire che Israele è l'orologio di Dio. È vero, Israele è l'orologio del mondo, l'orologio di Dio, è l'orologio delle nazioni. A differenza della Chiesa, che la Chiesa non è l'orologio, la Chiesa è la luce del mondo. Voi siete una lampada, voi siete una luce, che questa lampada fate che sia messa in alto affinché tutti possano vedere. Questo lo dirà sempre in Matteo, capitolo 5, 6, là intorno, insomma. E che cosa succede? Succede che quando gli ebrei tornano in Israele, nella loro terra, è da lì che scatta l'ultima generazione. Infatti, Gesù ebbe a dire che il Tempio sarebbe stato distrutto e che quindi Israele, se avessero perso il Tempio, sarebbe andato disperso. Ma poi noi troviamo una infinità di profezie, no? Che dicono che Israele sarebbe ritornato nuovamente nella propria terra, appunto la terra di Israele. Quella è la terra di Israele che Dio gli ha dato con patto perpetuo, patto eterno, così è scritto in molte parti, tra cui nel libro, nei libri dei Salmi. Benedetto è il santo nome del Signore. Adesso il Signore ci dice: riguardate il fico e tutti quanti gli alberi. Ora, quando il Signore dice riguardate il fico, sta dicendo riguardate Israele, perché il fico è una similitudine di Israele. Per esempio, quando voi leggete il libro di Daniele, per esempio, no? Ci sono varie figure, no? Il leopardo. Il leopardo rappresenta cosa? Yavan, ossia la Grecia. Poi ci abbiamo altre figure, no? Che ne so, l'orso. L'orso cosa rappresenta? I medo-persiani. Poi altrove, che ne so, nel capitolo 2 addirittura abbiamo una statua. Quindi la parte alta della statua rappresenta Babilonia. Lo dirà poi la stessa scrittura, no? Questa, la parte alta, il capo sei tu, o re Nabucodonosor, e così via discorrendo. Quindi noi, quando troviamo delle, appunto, similitudini, come leggete qua, similitudini, la similitudine, ok, rappresenta un qualche cosa. Quindi noi, vero è che ci troviamo di fronte a una similitudine, ma la similitudine rappresenta un qualche cosa. Ecco qui che la Bibbia è tutta quanta letterale. Quindi il fico rappresenta Israele. Come facciamo a saperlo? Ce lo dice la stessa scrittura. Non per niente, questo però lo dico dopo. Quando il Signore Gesù stava camminando, a un certo punto si intoppa con un fico, no? E allora lui andò da questo fico e vide che non portava frutto. Allora cosa fa il Signore Gesù? Lo maledice. E il giorno dopo, quando i discepoli passeranno nuovamente per quella strada, per quella via, vedranno il fico appunto seccato e si meraviglieranno. Ora, quel fico rappresenta Israele, non rappresenta i gentili, assolutamente no, non rappresenta le nazioni. Il fico rappresenta Israele, benedetto il nome del Signore. Il Signore ha sempre paragonato sia Israele, e non solo Israele, anche diciamo la Chiesa di Gesù Cristo, come una vigna. Infatti, se noi andiamo in Matteo 21, dal 33, dice: udite un'altra parabola. Vi era un padre di famiglia, il quale piantò una vigna. Vedete, una vigna. Cosa c'ha
la vigna c'ha piante, frutti, eccetera, e fece una siepe intorno. Cavò in essa un luogo da calcar la vendemmia, vi edificò una torre, poi allogò quella a certi lavoratori e se ne andò di viaggio. Ora, quando venne il tempo dei frutti, di portare frutto, egli mandò i suoi servitori ai lavoratori per ricevere frutti di quella, ma i lavoratori, presi quei servitori, li batterono l'uno e ne uccisero l'altro, ne lapidarono l'altro. Da capo egli mandò degli altri servitori in maggior numero che i primi, e quelli fecero loro il semigliante. Poi, dopo, all'ultimo, egli mandò il suo figliuolo, dicendo: avranno riverenza almeno del mio figliuolo. Ma i lavoratori, ok, i lavoratori sono il popolo di Israele, in particolare i rabbini, i capi sacerdoti e via discorrendo, veduto il figlio, dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e occupiamo la sua eredità. E preso lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Ora, la vigna è Israele, ed è esattamente quello che è successo. Israele ha preso il Messia, che a sua volta viene paragonato a un albero, a una radice, a una pianta, a una pianticella, uno zemach, dirà Geremia nel linguaggio originale, ecco un virgulto, e così via discorrendo, no? Ecco perché all'inizio della scrittura noi troviamo l'albero della vita, Gesù è la via, la vita e la verità, la stessa cosa ritroviamo alla fine della scrittura, in Apocalisse, troviamo l'albero che rappresenta Cristo, ok, che porta 12 frutti, vedete, frutti l'anno, appunto, questi frutti, grazie a questi frutti, noi abbiamo guarigione, abbiamo salvezza, abbiamo accesso, diritto eterno, a stare alla presenza del Padre, alla presenza del Figlio, alla presenza dello Spirito Santo. La parola di Dio è tutta quanta molto bella, molto omogenea, basta prenderla tutta quanta ed è meravigliosa ed è semplice. Interessante notare, a proposito del fico, ma prima voglio portarvi alcuni passi a proposito del fico. Geremia 8, dice: io consumerò affatto, dice il Signore, io li consumerò affatto, lì, chi? Il suo popolo, dice il Signore, non vi è più uva né la vite, vedete, la vite, l'abbiamo appena letto, né fichi né il fico, le foglie stesse si sono appassate ed anche ciò che io darò loro sarà loro tolto. Vedete, cari amici, fratelli, in ascolto, il fico addirittura è una delle 7 piante nazionali di Israele, insieme l'ulivo, insieme la palma ed altre. Quindi il fico rappresenta gli ebrei, Israele. Interessante notare come quando Adamo ed Eva peccarono, voi tutti quanti ricorderete, che praticamente si coprirono con cosa? Le loro vergogne, no? Con cosa se le coprirono? Con delle foglie di fico. Come dire, lì la scrittura sta a indicare, a profetizzare, ok? La nascita poi di una nazione che sarebbe stata appunto Israele, la quale viene rappresentata da vigne, da piante, appunto, nello specifico, anche dal fico. Questo è molto importante. Quindi il fico rappresenta Israele, gli ebrei. Quindi quando noi leggiamo nella scrittura qui, in Luca 21 dal 29, riguardate il fico, la scrittura sta dicendo riguardate Israele. Interessante notare che qua ci sono alcune profezie molto importanti. Ricordate, qui inizia con in quel tempo. Apro una piccola parentesi, dai, ci sta.
anche se non fa parte dell'oggetto. In quel tempo ne abbiamo già parlato. Cosa significa in quel tempo? Parla degli ultimi giorni, dell'ultima ora. In quel tempo, quindi i nostri giorni, dice il Signore, saranno tratte fuori dei loro sepolcri le ossa dei re di Giuda, le ossa dei suoi principi e le ossa dei sacerdoti, le ossa dei profeti, le ossa degli abitanti di Gerusalemme. Quando succederà questo? Nei nostri giorni, in quel tempo. Infatti, questo già sta cominciando a succedere. Qualche anno fa, voi sapete, chi non lo sa ora lo saprà, che in Israele, a Hebron, c'è la tomba di Abramo, a Gerusalemme ci sono altre tombe, tra cui alcune tombe di re di Israele, sono state attaccate dai musulmani e sono state anche alcune bruciate, e quindi si stanno già cominciando ad adempiere le profezie bibliche, come perfetta la parola di Dio. La parola di Dio si compie sempre. Ovviamente alcuni pensano, e qui apro ancora un'altra parentesi, che le profezie bibliche si devono adempiere per volontà di Dio. È vero, si devono adempiere per volontà di Dio, però la volontà di Dio non è che l'uomo perisca, perché noi leggiamo dell'Apocalisse e certamente l'Apocalisse si concretizzerà tutta quanta, ma il volere di Dio non è quello, perché vi ricordate Ninive? Dio ha detto che Ninive sia distrutta e sarà distrutta, vaglielo a dire. Lui andò, però poi i niniviti si pentirono e Dio non mandò più a distruzione. Quindi la volontà di Dio è che il mondo si pentisse e accettasse Gesù Cristo e tutto il male decretato nel mondo non si compisse, magari lo facesse il mondo. Questa è la volontà di Dio, ma noi, il Signore sa che il mondo non lo farà. E quindi Dio, preconoscendo che il mondo non lo farà, allora è obbligato, giustamente, perché lui è giustizia. Ma vi ricordate anche Sansone? Ma Sansone passò una vita terribile, disastrosa. Alla fine fu preso, gli cavarono gli occhi, gli tagliarono i capelli. Ma era quella la volontà di Dio per Sansone? No, non era quella. Dio non aveva decretato quello per Sansone, però lui se l'andò a cercare e Dio lo permise. Amen. Ah, tu vuoi andare via lontano da me? Noi vediamo che Sansone in tutta la sua vita pregò due volte. Una volta perché ci aveva sete e un'altra volta per distruggere i suoi nemici. Ecco, questo è tutto. Benedetto è il nome del Signore. Quindi la volontà di Dio non è che il mondo sia distrutto e tutto quanto. La volontà di Dio è che il mondo si converta a Cristo, che accetti Cristo e che sia salvato. Ma non lo farà. E allora Dio manderà a effetto tutto quello che è scritto. Quindi queste profezie si concretizzano in virtù del fatto che, certo, ma tutto viene fondato sulla preconoscenza di Dio. Dio vuole salvare. Ma chi non vuole sottostare alla salvezza di Dio, allora succederà quello che succederà. E infatti, oggi, le profezie si stanno concretizzando e si concretizzeranno tutte quante. Spero fino a qua di essere stato chiaro. Non avevo mai parlato di questo. Se qualcuno ha dei dubbi, può farmeli presente. Se non mi sono spiegato bene, magari se invece mi sono spiegato, fatemelo presente. Quindi, incredibile notare come già nei nostri giorni esistono, no? Queste tombe, anche le tombe dei re. Se voi andate in Gerusalemme, trovate per esempio una tomba del re figliuolo di Davide. Benedetto è il santo nome del Signore. O uno dei figli di Davide, che no, credo fosse uno dei figli di Davide che non era re, credo. Non mi ricordo, ho un colpo di amnesia. Però, insomma, in Gerusalemme ci sono tombe sia di re
che di altri personaggi famosi. A Hebron c'è la tomba di Abramo e ci sono altre tombe in giro. Quindi la scrittura ci profetizza che molte tombe sarebbero arrivate fino alla fine dei giorni e sarebbero state anche attaccate. Quindi Cristina mi ha risposto e mi ha detto chiaro, molto grazie, grazie per rispondermi, io necessito sapere se sono riuscito a spiegarmi perché non mi posso riascoltare perché sono in live. Il bello della live è che fai presto, il brutto è che se sbagli la live non perdona. C'è il pro e il contro, però d'altronde io tanto tempo non ne ho. Allora, gloria a Dio. Quindi, torniamo alla profezia. Allora, tutto chiaro anche per Giovanni, grazie. Quindi, quando dice riguardate il fico, alla fine dei tempi, sta dicendo riguardate Israele. Quindi la Chiesa di Gesù Cristo, perché questo è indirizzato, questa profezia, alla Chiesa di Gesù Cristo, non è indirizzata al mondo. Perché è indirizzata alla Chiesa di Gesù Cristo? E non è indirizzata al mondo. È perché il mondo di Dio non ne vuole saper nulla. Il mondo della parola di Dio non ne vuole saper nulla. Il mondo non legge la parola di Dio. La tomba di Rachele a Betlemme, esatto, grazie. Non mi ricordavo dove stava la tomba di Rachele, infatti non l'ho detto. E l'hai detto tu, grazie. Ok, per Maria dice abbastanza chiaro. Va bene, poi, casomai... Se ci sono domande, dopo fatemele. Quindi, il mondo del Signore e della sua parola non gli importa niente, anzi, il mondo bestemmia purtroppo il nome del Signore. Quindi, questa profezia riguarda noi. Quindi, sta dicendo a coloro che leggono questo santo libro, grazie Fiorella, di riguardare al fico. Quindi, noi dobbiamo riguardare Israele. C'è niente da fare. Dobbiamo avere sempre gli occhi, la tomba di Gesù dov'è? Questa è infatti, amen, dov'è la tomba di Gesù? Amen, gloria a Dio. Esatto, giusto. Allora, riguardate il fico e tutti quanti gli alberi sono le genti. Ok, quindi in particolare gli alberi che gli stanno, ok, intorno. Quando già hanno germogliato, ovvero gli alberi sono le genti, sono le persone, tant'è che se tu vai in... Vado a prendere nella mia Bibbia, Salmo 1, lo prendo nella mia Bibbia e facciamo prima. Allora, ascoltate quello che dice il salmista nel Salmo 1. Beato l'uomo che non è camminato nel consiglio degli empi e non si è fermato nella via dei peccatori e non è seduto nella sedia degli schernitori, anzi il cui diletto è nella legge del Signore. Medita in essa giorno e notte. Poi dice nel verso 3, egli sarà come un albero piantato presso ai ruscelli delle acque. Quindi l'albero rappresenta gli uomini, rappresenta anche il credente. Ora, quando dice riguardate il fico e tutti gli alberi, probabilmente si riferisce a tutti quanti gli ebrei, che sono persone, perché poi tutti, questo combacia perfettamente con la profezia biblica, perché noi sappiamo che quando Gerusalemme è stata distrutta, ivi con Gerusalemme, andò distrutto anche il secondo tempio e le genti, quindi gli alberi, quindi gli ebrei, furono dispersi per tutte quante le nazioni. Questa dispersione durò 2000 anni, così è scritto in Osea.
Allora, eccolo qua, Osea. Osea capitolo 6, verso 2, dice, parlando di Israele, in fra due giorni egli ci avrà rimessi in vita, nel terzo giorno, cioè nel millennio, egli ci avrà risuscitato. Ora, se noi andiamo in Seconda Pietro 3, dovrebbe essere il verso 8, un giorno per il Signore sono come mille anni e mille anni sono come un giorno. Quindi qua dice che in due giorni li avrà rimessi in vita, rimessi in pietra, in piedi. Ok, allora, adesso domande che esulano dall'oggetto, purtroppo non posso risponderle, casomai alla fine, se avanza un pochino di tempo, una risposta veloce, sarà un piacere darla. Benissimo, allora. Amen, grazie Giovanni, bene, bei commenti. Allora, quindi... Che cosa succede? Che praticamente gli ebrei sono stati disperti. Quindi la scrittura dice, no? Riguardate Israele e tutti quanti gli alberi. Quindi probabilmente, stando proprio al contesto, parla di tutti quanti gli ebrei che sono andati dispersi, questo è stato profetizzato, e poi dice, quando hanno germogliato? Cioè, quando sono tornati in vita? Germogliare, germoglia, germoglio, nascere, significa venire in vita. Praticamente Israele, essendo stato sradicato, essendo stato distrutto il Tempio, ok? Praticamente possiamo, la scrittura ci fa vedere, insomma, che è cessato, no? È morto, è senza vita. Ecco perché... Se tu vai a prendere Ezechiele, capitolo 37, parla delle ossa secche. Un'altra profezia ancora, simile a questa, che praticamente il Signore porta Ezechiele, no? E gli fa vedere praticamente tutte queste ossa, che sono Israele, e gli fa la domanda del milione. Caro Ezechiele, questo sta scritto in Ezechiele 37, queste ossa possono rivivere? E lui gli risponde in maniera giudaica, Signore, tu lo sai. E allora il Signore gli dice, allora sai che c'è? Profetizza. E queste ossa poi si unirono, ok? E diventarono, uomini, però erano senza vita. Allora poi solo dopo, verrà lo spirito di vita. E infatti è quello che sta succedendo oggi, che Israele è rigermogliato e queste ossa sono state assemblate. E questo si è concretizzato nel 1947-48. Quindi si è ricreato lo Stato di Israele, gli ebrei sono ritornati in Israele, però non hanno lo spirito, non hanno la vita. Perché noi sappiamo, come è scritto in 1 Giovanni capitolo 5, il verso, mi ricordo, 11-12, dice chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Quindi oggi gli ebrei, sì, sono rigemmogliati nuovamente. Queste ossa sono state ricreate. Amen. È stato riformato il corpo. Amen. Ma non hanno Gesù. E quindi non c'hanno vita. E quindi noi stiamo cominciando a vedere che le profezie della parola di Dio si stanno tutte quante vie concretizzando. Interessante notare come viene profetizzato anche il terzo tempio. Il terzo tempio viene profetizzato in Apocalisse capitolo 11, nel verso che è 2, quando dice... Qui stiamo in Apocalisse, quindi il giorno del Signore. Poi mi fu data una canna simile a una verga. E bisognerebbe parlare anche sulla verga, vabbè. E l'angelo si presentò a me dicendo, levati, misura il Tempio di Dio. Nell'Apocalisse il Tempio di Dio sarà ricostruito nel giorno del Signore. Il Tempio di Dio sarà ricostruito, ma oggi non c'è il Tempio di Dio. Quindi se oggi il Tempio di Dio non c'è perché Tito, figlio di Vespasiano, il principe, leggi Daniele 9:27, ok, lo distrusse. I Romani distrussero
il secondo tempio. Ora qui dice il tempio di Dio. In che cosa siamo, in che periodo siamo? Nell'Apocalisse. Infatti oggi gli ebrei hanno tutto pronto. Sì, il fico è similitudine di Israele, questo lo dobbiamo tenere a mente fin da adesso. Il fico è Israele, amen, giusto. Quindi è tutto gira intorno al fico, molto importante, questo bisogna tenerlo a mente, se no non riusciamo a seguire il tutto. Infatti se noi non capiamo che il fico è Israele, non riusciamo proprio a capire cosa ci sta dicendo la profezia biblica. Quindi un altro elemento importante è che oggigiorno stiamo vedendo che gli ebrei c'è addirittura il sito per la costruzione del terzo tempio di Israele. Benedetto è il santo nome del Signore. Ma torniamo a Luca 21 dal 29. Quindi qui dice, no? Riguardate il figo e tutti gli alberi. Quando già hanno germogliato, voi vedendolo riconoscete da voi stessi che cosa? Che l'estate è vicina. Chi è l'estate? Chi è l'estate? L'estate è vicina. Nella letteratura rabbinica, l'estate rappresenta il Messia. Ma non solo l'estate rappresenta il Messia, anche la primavera rappresenta il Messia. Allora, Geremia 8, a proposito, dice qualche cosa di estate. Allora, io sono andato un attimino a cercare nella parola di Dio per quale motivo gli ebrei, i rabbini, identificano l'estate con il Messia, perché non lo so, me lo sono andato a cercare. Ho trovato alcuni passi interessanti. Io sapevo, ho sempre saputo, leggendo la Bibbia da me, che la primavera rappresenta il Messia. Ora mi rendo conto che, stando a Luca 21, anche l'estate rappresenta il Messia. Ma come troviamo questo concretizzato nell'Antico Testamento? Infatti, se tu vai a cercare, troverai diversi accenni, anche facendo riferimento alle feste. Molto importanti le feste. Le feste sono figura del Messia. Vedi la Pasqua, vedi Shavuot, la Pentecoste, che è figura dello Spirito Santo, e così via discorrendo. Dice, la raccolta è passata, l'estate è finita, e noi non siamo stati salvati. Quindi, passata la raccolta, l'estate è finita, e loro non sono stati salvati. La salvezza chi è? La salvezza che cos'è? La vita. La vita. Che chi è la vita? La salvezza, il Salvatore, chi è? Chi è il Salvatore? Chi è la vita? Chi è la via? Chi è la verità? È Gesù. E quindi qui, in questo passo molto interessante, ci dà un forte riferimento che l'estate effettivamente sì, rappresenta il Messia. Come la parola di Dio è veramente chiara. Ditemi se fino adesso, diciamo, riuscite, se sono riuscito, no, a trasmettere il senso, o se magari ci sono dubbi. Se magari me lo fate sapere, gloria a Dio. Questo per me, ricordo che è sempre molto importante. Bene. Gioele 1:7. Gioele 1:7, però, facciamo di questa versione qua, non della Diodati. Gioele 1:7 dice: ha devastato la mia vigna e ha fatto a pezzi, amen, i miei fichi, ha tolto loro la corteccia, li ha lasciati là con i rami tutti bianchi. Quindi la vigna, i fichi sono similitudine di Israele. Amen, sono contento che sia chiaro, grazie che mi rispondete. Quindi l'estate è vicina, la primavera rappresenta il Messia,
L'estate rappresenta il Messia. Infatti, se noi andiamo a studiare le feste, il Pesach, la Pasqua, cade intorno a marzo. Poi, dopo 50 giorni, quindi maggio, intorno, dipende, ogni anno cambia, intorno al 20, così il 20 maggio, c'è la Pentecoste. Questo poi si riferisce, no, qui non lo so nello specifico, no? Geremia 8:20 si riferisce a tutt'altro, ma questo bisogna leggerlo tutto quanto per capirlo. Mo io adesso l'ho letto, però questo poi dopo lo vedremo meglio, ok? Bene, di che cosa parla? Amen. Intanto abbiamo visto il primo verso e parla della fine dei tempi. Ok. Quindi però per capirlo bene bisogna leggerlo tutto, dal primo al 22. Quindi non c'è tempo. Non c'è tempo. Ok. Perché non voglio dare risposte che ora non me lo ricordo bene, quindi in questo momento non sono in grado di rispondere se non lo leggo prima. E diciamo che adesso non posso, perché vorrei appunto proseguire con questa profezia. Quindi, comunque, la domanda è molto attinente. Però io devo rispondere con certezza, quindi non posso azzardare una risposta che non ho la certezza assoluta. Allora, riconoscete da voi stessi che l'estate è vicina. Quindi stavo parlando praticamente delle festività. Quindi noi sappiamo che a primavera si iniziava la raccolta, no? A raccogliere, no? I frutti. Infatti ci sono i frutti primaticci, i primi frutti che dovevano essere offerti, ok? Alla casa del Signore, no? La decima parte dei frutti, insomma, c'erano tante decime, non c'era una sola decima, e neanche tutti dovevano pagarla, la decima, le decime, perché poi, secondo il tuo operato, no? Se tu facevi determinate cose e avevi determinate cose, pagavi la decima su quel determinato prodotto. Chi non aveva niente, non pagava niente, anzi, veniva aiutato, veniva aiutato appunto dal popolo e così via discorrendo. Oggigiorno la decima, le decime, che non c'è la decima nella Bibbia. Nella Bibbia non esiste la decima, è antibiblico dire la decima. Nella Bibbia ci sono le decime, ma le decime erano valide nell'Antico Testamento perché c'era una nazione e era il sistema di tassazione della nazione. Tutte le nazioni hanno le tasse. La Chiesa non è una nazione, ma viene da tutte le nazioni, e quindi è un popolo che viene da tutte le nazioni, e quindi oggi le decime per noi come comandamento non esistono. Punto. Quindi riconoscete da voi, quindi c'erano queste feste. E quindi queste feste c'era la raccolta, la ricolta, ok? E quindi praticamente ecco perché in Pasqua viene offerto come sacrificio di riscatto per il peccato il Messia. Bene. Poi dopo tre giorni il Messia risuscita, perché appunto verrà crocifisso. Ok, e poi dopo 50 giorni cade la Pentecoste, ok, a maggio, e quindi cade lo Spirito Santo, quindi c'è la raccolta. Ora, a questa profezia, quando dice l'estate è vicina, sta dicendo che il Messia è vicino. Perché il Messia è vicino? Perché noi dobbiamo vedere il contesto biblico. È scritto come... Voi avete veduto, questo è scritto alla fine del Vangelo di Matteo, come voi lo avete veduto salire, allo stesso modo egli tornerà. Infatti poi leggendo Zaccaria capitolo 14, ma leggete anche il 12, che praticamente il Signore Gesù tornerà
e poserà appunto i suoi piedi sul Monte degli Ulivi, il quale si squarcerà. Quindi noi sappiamo che il Signore Gesù, ok, non deve venire quanto deve ritornare. Ritornare, mentre invece gli ebrei non aspettano il ritorno, ma aspettano la venuta. Ma questa è una blasfemia, perché non è la venuta, ma è il ritorno di Cristo. Ovviamente noi diciamo il Signore viene, aspettiamo la venuta del Signore, amen. Ma noi diamo per scontato che si tratta del ritorno di Cristo, perché Gesù è già venuto 2000 anni fa, è stato in mezzo di noi, si è fatto uomo, gloria a Dio. E ha dimostrato di essere il figliuolo di Dio, di essere Dio stesso, è morto, è risorto, è salito alla destra del Padre per intercedere per noi, come scritto in 1 Timoteo 2,5 ed Ebrei 10,25. Bene, quindi qui sta parlando della seconda venuta di Cristo, l'estate è vicina. Poi dice, così ancora voi, quando vedrete avvenire queste cose, non solo tutte queste cose che sono scritte dal capitolo 21 in poi e nel capitolo 24 di Matteo, e quando vedrete venire tutte queste cose, ovvero il fico che rigermoglia, quando è rigermogliato il fico nel 1947 con risoluzione ONU 181, oppure, se preferite, l'anno dopo, quando gli ebrei torneranno in Israele fisicamente nel 1948. Guarda caso, in quell'anno vengono scoperti i rotoli del Mar Morto, ovvero del Qumran. Interessante notare che nello stesso anno vengono scoperti i manoscritti di Nag Hammadi. Qui sto aprendo un po' una parentesi pazzesca, che non so, mi è venuta in mente adesso, è che il diavolo cerca sempre di far guerra alla verità. Siccome vengono scoperti i rotoli del Mar Morto, dove viene incontrato tutto l'Antico Testamento scritto, a eccezione di un libro, che mi pare fosse il libro di Ester, tutto il resto è stato trovato, ok? Il diavolo tira fuori i testi di Nag Hammadi per andare a confondere con qui lo gnosticismo. Allo stesso modo, nell'antichità succede con le 12 tribù. Vedi Giacobbe, vedi Ismaele. Ismaele aveva 12 tribù, mentre invece da Giacobbe nasceranno le 12 tribù. Ora, Ismaele, noi sappiamo che è l'avversario, che è l'Islam, perché poi l'Islam verrà da lì, da quel ceppo lì, e era simile, ovvero cerca di imitare, ecco, sempre 12, 12, no? Il diavolo vuole accecare le menti degli uomini, ecco qui. La stessa cosa succede nel 1947, quando vengono scoperti i rotoli del Qumran. Allo stesso tempo vengono scoperti i rotoli, i manoscritti di Nag Hammadi, o l'isola elefantina, che poi questi spariscono e vengono ritrovati dopo un bel po' di tempo, e sono i Vangeli gnostici, che sono blasfemi, che datano tutti quanti dal 300 in poi dopo Cristo. Ok, questa era una piccola parentesi. Ora, torniamo alla profezia. Spero di non aver confuso nessuno, perché sto mettendo tante cose insieme. Così ancora voi, quando vedrete venire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Ora, il regno di Dio oggi non viene in modo da attirare gli sguardi, non si dirà eccolo qui, eccolo là, così è scritto, lo ebbe a dire il Signore Gesù stesso, perché il regno di Dio è dentro di voi, dirà l'Apostolo Paolo in 1 Corinti capitolo 6, che il nostro cuore è il Tempio di Dio, ovvero il Tempio dello Spirito Santo. Ecco perché dobbiamo essere santi. Benissimo. Dirà Ebrei, capitolo 12, procacciate la pace e anche la santificazione. Senza queste due caratteristiche, aggiunge, nessuno vedrà il Signore. Quindi è molto importante questo. Ora, quando voi sappiate che il Regno di Dio è vicino, oggigiorno il Regno di Dio è già presente, però non è presente in maniera visibile, non si vede.
perché sta dentro di noi. Però se una persona ha il regno di Dio dentro di sé, lo si riconosce come, visto che non si vede, attraverso i frutti che porta quella persona. Perché l'albero, è scritto, si riconosce, ok, dal frutto. Se il frutto è buono, l'albero è buono. Se il frutto è cattivo, l'albero è cattivo. Fino a qua, diciamo, è molto semplice, no? Poi, qui dice però, il regno di Dio è vicino. Perché? Perché ci sarà un momento in cui questo regno, che oggi è invisibile, diventerà visibile. Quando? Molto semplice. Quando Gesù ritornerà per la seconda volta con la sua sposa, non tornerà da solo, tornerà con le schiere degli eserciti, con gli angeli, con la sua sposa, per regnare per 1000 anni, e le nazioni serviranno il Signore, Israele regnerà, ok? E farò un video dove dimostrerò che gli ebrei serviranno la Chiesa e mai la Chiesa agli ebrei, come stanno predicando e insegnando i falsi messianici e i falsi apostoli. Il mondo servirà Israele, sì, ma nel millennio, non oggi. Oggi lo distruggerà, purtroppo. Ma questa è un'altra storia. Ma nel millennio lo servirà, sì, nel millennio. Ma Israele servirà la Chiesa. E mai la Chiesa, che è la sposa di Cristo, servirà Israele. Ai di quelli che stanno dicendo alla Chiesa di andare in Israele e dire noi siamo vostri servi. Vergogna! La Chiesa di Gesù Cristo è la superna delle vocazioni. E la gente che li ascolta non conosce neppur l'ABC della Bibbia. Ma questa è un'altra storia. Ora, il regno è vicino. Nuovamente menziona il ritorno del Messia, la venuta del Messia, l'estate è vicina, abbiamo letto, perché quando il Signore tornerà per la seconda volta, il regno di Dio sarà visibile, si potrà vedere, perché sarà un regno millenare, dove Isaia lo descrive molto bene. Dalle armi, scrive Isaia, fabbricheranno zappe, utensili per la terra, ci sarà la pace ovunque, gli uomini non si ammaleranno più, vivranno come gli alberi centinaia di anni e chi avrà peccato morirà giovane a 100 anni. Questo è il contesto biblico ed è meraviglioso. Guardate, dietro una profezia quante finestre si aprono. Guarda, staremo qui veramente giorni interi a parlarne, a passare da una parte all'altra. Ma andiamo avanti perché vorrei farla magari un po' breve, se qualche volta ci riuscirò mai a fare un video breve, non lo so. Ora, io vi dico, in verità, ecco qua, che questa età, questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Quali cose? Quelle che abbiamo disse, perché praticamente il discorso comincia da qua. Ecco la similitudine. Quindi da qua sta cominciando. Quindi tutte queste cose, questa età non passerà che tutte queste cose non siano avvenute. Da qua inizia, ovviamente dobbiamo tenere in conto anche tutto quanto il contesto, certamente, ma proprio nello specifico lo dice nero su bianco, da qua inizia, quindi tutte queste cose, appunto tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Guardate che grande speranza che ha la Chiesa di Gesù Cristo, perché lo ripeto per la seconda volta, questa profezia è per la Chiesa di Gesù Cristo, perché Israele il Nuovo Testamento non lo legge, il mondo il Nuovo Testamento non lo legge, quindi è la Chiesa, ovviamente anche agli ebrei parla, ma soprattutto agli ebrei convertiti, e in quel giorno gli ebrei capiranno. Capiranno quando? Quando si inizieranno a convertire e cominceranno dai 144.000, ma quello nella grande tribolazione la Chiesa sarà stata tolta. Quindi io vi dico in verità che questa età non passerà. Quale età? La generazione, parla della generazione, la generazione di quel momento. E quando inizia la generazione? Con il fico che germoglia.
Quindi dal momento in cui germoglia il fico, cioè Israele, gli ebrei tornano in Israele, da lì parte che cosa? L'età o la generazione. Quindi da lì ci sarà una generazione e non più di una. Ora la domanda del milione è, ma allora noi sappiamo che dal momento in cui gli ebrei tornano in Israele ci sarà una generazione. Ora, quanto dura la generazione? Ovviamente, se vogliamo sapere quanto dura la generazione, come tutto quanto il resto, dobbiamo sempre andare ad attingere al miglior dizionario biblico di tutto quanto il mondo, ed è la Bibbia stessa. Molto semplice. Se vogliamo essere sicuri di trovare la verità la dobbiamo cercare nella stessa verità. E allora andiamo sicuri. Se io vado Salmo 90, 10. Ah, sì, no, avevo fatto bene, sì, scusate, ho dato i numeri. Allora, i giorni dei nostri anni, quindi la generazione. In alcuni non sono che 70, ma in altri, se ve ne sono di maggiori, forse sono di 80. Quindi la generazione, l'età che qui sta dicendo, trattasi di 70/80 anni. Ora, da quando Israele è tornato, gli ebrei sono tornati in Israele, sono passati 70 anni, giusto? O 71? 70/71. Ora, noi sappiamo che da quando questo si è concretizzato, da lì sono partite tutte quante le profezie. Vedi la nascita dell'ONU con pace, no? Perché il simbolo dell'ONU è pace e sicurezza. Questo c'era scritto proprio e questo nasce intorno a quegli anni lì, intorno al 45, intorno al 46, e così una infinità di altre profezie che a partire dal 47/48 con la seconda guerra mondiale, che noi sappiamo che inizia nel 39 e si conclude nel 45, ok? Poi gli ebrei tornano, no? In Israele nel 47/48, da lì partono tutte quante le profezie. Infatti noi tutta la serie di video che abbiamo fatto riguardante le oltre 100 profezie della fine dei tempi partono tutte da lì. Tutte dal 48 in poi, dal 47/48 in poi, ivi compresa la conquista dello spazio, della Luna, che si è concretizzata nel 49, due anni dopo. Questa si trova anche quella, si trova qua. Ma questa è un'altra storia, dove abbiamo fatto il video dedicato intitolato La fine del mondo. Le trovate proprio questa profezia qua, nel linguaggio originale greco, antico. Quindi, se perché tutte queste cose avvengano, ivi compreso la seconda venuta di Cristo, ok? Avverranno in questa età o generazione, praticamente noi sappiamo che da qui a che il Signore torni, ovvero che rapisca la sua chiesa, perché c'è il rapimento della chiesa, questa è ancora un'altra profezia, ok? Non possono mancare oltre 10 anni. Attenzione, perché Matteo capitolo 24 dice, riferendosi al rapimento della chiesa, nessuno sa quel giorno e quell'ora. Quindi noi non sappiamo il giorno, l'ora, l'anno,
del rapimento della Chiesa? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, però conosciamo il tempo. Mentre invece sapranno quelli che ci saranno, quelli che resteranno quando Gesù tornerà. Perché noi sappiamo che Gesù tornerà alla fine della grande tribolazione, la quale durerà 7 anni. Leggiti Daniele capitolo 9 verso 27, l'ultima settimana. Ma questa è un'altra storia. Quindi alla fine dei 7 anni Gesù ritornerà. Quindi lo sapranno. Quello che invece non sappiamo è il rapimento della Chiesa, e quando Gesù tornerà ci sarà un disastro, effetti cosmici, il mondo sarà distrutto. Ma leggete l'Apocalisse, la terza parte della terra morirà, degli uomini moriranno, da un'altra parte dice la quarta parte degli uomini moriranno, ci saranno miliardi di morti. Questi miliardi di morti faranno altri centinaia di milioni di morti per la peste, la terza parte degli alberi scomparirà, la terza parte delle piante, la terza parte delle acque del mare, la terza parte delle acque, la terza parte delle stelle cadrà. Ci saranno cose, addirittura Isaia 13 dice l'uomo sarà raro come l'oro di Ofir o di Ofir. Altro che due saranno in un letto a riposare, dirà Matteo, o due saranno macinando il mulino, l'uno sarà preso e l'altro no. Ma quello è il rapimento. Nel rapimento. Infatti oggi ancora c'è gente che si sposa, c'è gente che sta bene, che non c'ha tutte queste persecuzioni. Ma quando Gesù ritornerà, ma sapete quello che ci sarà sulla terra? Ci sarà l'Armageddon. Il mondo sarà tutto in caos, ci sarà stato il Salmo 83 già concluso, Gog e Magog, la terza guerra mondiale, armi chimiche, altro che il sole si oscurerà. Ma stiamo scherzando? Altro che mangiando e bevendo. Quando il Signore tornerà, la gente sarà quella poca gente che sarà rimasta. L'uomo sarà raro come l'oro di Ofir. Sapranno esattamente quando Gesù tornerà, dopo 7 anni della grande tribolazione. Poi Daniele aggiunge qualche altro giorno, non mi ricordo quanti, mi pare 15, ma si parla di qualche settimana. Mentre invece il rapimento della Chiesa, nessuno sa quando avverrà. Può avvenire adesso, può avvenire domani, può avvenire tra un anno, può avvenire tra 2 anni, nessuno lo sa, tra 7 anni, tra 8 anni, nessuno lo sa. Ma non si andrà oltre questa generazione, e questa generazione scadrà all'ottantesimo anno, dal germoglio del fico, dal germoglio del fico, dal germoglio del fico. 70-80 anni, non si andrà oltre ottantesimo anno. In questo tempo, in questi anni, in qualsiasi momento, la Chiesa sarà tolta. Quando? Nessuno lo sa. Se qualcuno vi dà l'ora, il giorno e l'anno, cambiate Chiesa se frequentate quella Chiesa. È un blasfemo. Noi sappiamo il tempo, non sappiamo l'ora, il giorno e l'anno. Molti, per paura di dare il giorno, non parlano di queste cose, non parlano del tempo, ma questo è andare contro la parola di Dio, perché il Signore ci ha detto di predicare queste cose, di insegnare queste cose. Allora, se sei un uomo di Dio, tu devi avere fede in quello che dice la parola di Dio e devi avere sicurezza in quello che credi, se no la tua fede sta sottoterra. Gesù ebbe a dire in Luca, quando io tornerò, troverò la fede sulla terra. Ovviamente si riferisce a quelli che credono in Lui, perché poi nella grande tribolazione ci saranno 144.000 e tutti gli altri che crederanno. E questo è quanto. Quindi questa è la profezia del fico, e poi il Signore suggella queste parole dicendo: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E poi dice: guardatevi che talora i vostri cuori
non siano aggravati di ingordigia, di ebbrezza, delle sollecitudini di questa vita che quel giorno subito di improvviso non vi sopravvenga. Cioè non deve venire come un ladro, verrà come un ladro per quelli che non lo aspettano, ma per noi, pur non conoscendo il giorno e l'ora e l'anno, dobbiamo sempre essere pronti. Ecco perché il Signore ha detto: vegliate, parlate di queste cose, leggete la Bibbia, pregate il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo. Questa è la profezia del fico. Cioè, ci rendiamo conto che grande profezia che è? Questa è una delle profezie più eclatanti di questo tempo. È quello che la Chiesa sta aspettando, il rapimento della Chiesa. Il rapimento della Chiesa. La Chiesa non passerà mai per la grande tribolazione. A quelli che si vogliono incaponire nel passarla, io non mi ci metto a discutere, passatela bene, Dio vi benedica, salutateci i 144.000 e un bacio grande agli due testimoni. Nell'Apocalisse, da quando inizia, nel capitolo 6, non troverete in nessuna parte la Chiesa sulla terra. La troverete su nel cielo. Sulla terra troverete altri santi che sono il popolo di Israele, i 144.000 che saranno segnati. Matteo 10 dice: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. In Apocalisse 13 è scritto: non ci sarà una sola nazione, un solo popolo, una sola città dove fuggire, perché tutto sarà dato in mano all'Anticristo, che a sua volta però gli sarà fatta la guerra dal Regno del Nord. Questo è scritto in Daniele capitolo 11, la seconda metà in poi, e capitolo 12. Dobbiamo prenderla tutta. Sì, questo video lo sto dedicando a te, Ciro Calvanese. Non ho fatto il tuo nome perché io non faccio mai i nomi. Non faccio mai i nomi, ma visto che l'hai detto tu, anzi, visto che l'ha detto lei, visto che mi dà del lei, quindi lo sto dedicando a lei. È per lei, signor Ciro, questo video. Gloria a Dio. Ecco, io non faccio mai i nomi, però visto che lei l'ha palesato, che mi ha mandato la mail, io non faccio mai i nomi di chi mi manda la mail. Quindi io la saluto cordialmente, che Dio la benedica. Spero questo video le serva d'aiuto. Gloria a Dio. Amen. Bene, io credo di aver terminato e quindi questo video sarà disponibile oltre che per il signor Ciro, che appunto adesso saluto cordialmente, sarà disponibile, diciamo, come video con oggetto dedicato a tutti quelli che lo vorranno vedere e quelli che in futuro... certo, no, mi devi, è meglio, se mi dai del tuo è meglio, specialmente... Se siamo credenti, tra credenti non ci si può dar del lei, no? Gloria a Dio. Certo, certo. Alleluia. Quindi, spero di essere, come dire, di essere riuscito a spiegarmi. Sì, predicato in tutto il mondo già lo è stato. Poi quando dice, alcuni fanno leva, ma dice a tutte le genti, sì, ma non dice che deve essere la Chiesa per forza a concludere questa profezia, perché a concludere la profezia di tutte le genti lo faranno i 144.000 durante la grande tribolazione. Molto semplice. Vedete? Tutto c'ha una risposta. Benissimo. Allora, vediamo un pochino, io ho finito. Vediamo se ci sono delle domande che siano attinenti all'oggetto. Allora,
Vediamo. Saluto tutti quelli che non ho salutato, Enza. Se mi sfugge qualcuno, perdonatemi, perché io poi leggo pure de corsa, poi mi sfuggono. Interessante, Amos 5:18. Hai di coloro che desiderano il giorno del Signore, no? Che lo stanno aspettando. Qui ci sarebbe da parlarne. A proposito di quelli che lo stanno anche sotto il permesso di Dio creando, ma qui è certo, perché tante cose, tipo lo scioglimento dei ghiacciai, questi cambi climatici vengono creati dall'uomo. Dio lo ha profetizzato in virtù della preconoscenza e lo sta anche permettendo, ovviamente, perché poi Dio utilizza questo per castigare l'uomo. Altro che, ma questa è un'altra storia. Pace Bibles. Allora, gli apostoli sono 12, solo 12, il dodicesimo è Paolo, oltre a questi non ce ne sono altri. Questo è importante. Ho fatto dei video dedicati, lo trovate nel canale. I 12 apostoli esistono ancora o qualcosa del genere. Questo già, chiarissimo. Ditemi se sono riuscito, insomma, a trasmettere il senso delle cose. Allora, pace Paola, Dio vi benedica, gloria a Dio, amen. Esatto, la raccolta, la mietitura, amen Alfio, Dio ti benedica. Sì, il sole darà 7 volte in più la sua luce, sì è vero, è vero. Allora, grazie per l'incoraggiamento, Aurora. Dio ti benedica. Pace Davide, pace Alessandra. Allora. Sì, esatto, gli animali saranno docili. Questo lo dice Isaia. Sì, questa qui, sì, Genesi 15 parla. Ma questa è un'altra storia adesso. Diciamo che la generazione va dai 70 agli 80 anni e non può essere di 100 anni. Perché non può essere di 100 anni? Perché gli uomini non vivono 100 anni. Nessuno campa 100 anni. Qualche mosca bianca. Mentre invece normalmente tutti campano tra i 70 e gli 80 anni. Poi qualcuno arriva a 90. Ma 100 anni sono pochissimi quelli che ci arrivano. Ecco perché viene scartata l'ipotesi dei 100 anni, molto semplice. Spero di averti risposto. No, va bene, perché allora il patto sarà confermato, il patto chiamato in Isaia, il patto con la morte, sarà confermato e non si, sarà fatto probabilmente prima e sarà confermato dall'Anticristo dopo che la Chiesa sarà tolta, e questo può avvenire da un momento all'altro, come già detto.
Nel millennio si vedrà un mondo devastato? No, il mondo devastato si vedrà quando Gesù tornerà e poi dopo lo risistemerà e sarà come il giardino dell'Eden. Esatto. Allora, che mi sono perso? Ah, eccolo qua. Questo mondo chiama bene male, amen. I due testimoni saranno ebrei. E certo che saranno ebrei, solo ebrei. Altro che, come dice il falso profeta massone David Howard, che lui e i due testimoni addirittura messi insieme manco ebreo. Saranno solo ebrei. E i 140.000 solo ebrei. Ma stiamo scherzando? Questo poi i due ulivi vengono profetizzati in Zaccaria, eh? Attenzione, solo ebrei. Infatti nelle 70 settimane di Daniele, le prime 69 settimane, non troviamo mai gli ebrei, i gentili, troviamo solo gli ebrei. Poi c'è l'epoca intermezza, che è, diciamo, perché si ferma il tempo con la distruzione del secondo tempio, e poi c'è l'ultima settimana. E di conseguenza, così come nelle prime 69 settimane sono solo ebrei, nell'ultima settimana saranno solo ebrei, cioè il candelabro viene riconsegnato nuovamente, che è lo Spirito Santo, agli ebrei. E in mezzo c'è la Chiesa. La Chiesa non la trovi né nelle prime 69 settimane né nell'ultima settimana di Daniele. Ecco che la Chiesa non potrà mai passare per la grande tribolazione. Genesi 15 dice 400 anni sono quattro generazioni. Genesi 15 dice, Genesi 15 dice che 400 anni sono quattro generazioni. Dove lo dice? Genesi 15 dice: il Signore disse ad Abramo: sappi pure che la tua progenie dimorerà come straniera in un paese che non sarà suo, servirà alla gente di quel paese, lo quale sarà, lo affliggerà, e ciò sarà per lo spazio di 400 anni. Dove dice che sono quattro generazioni? Allora, poi tante cose stanno succedendo nel mondo. Amen. Sì, si riferisce alla seconda venuta. Certo che si riferisce alla seconda venuta, Aurora. Ma prima della seconda venuta ci sarà il rapimento. Questa generazione non passerà, amen. Che tutte queste cose, amen, si riferisce alla seconda venuta. Amen. Giusto, l'ho spiegato. Forse no, non sono stato chiaro? L'ho detto. Si riferisce alla seconda venuta, ma prima della seconda venuta la Chiesa sarà tolta. Questo è molto importante. Sì, Gesù tornerà. Amen. Gesù tornerà. Gesù tornerà, appunto, l'ho detto, e non passerà questa generazione. Quindi, in qualsiasi momento, la Chiesa può essere in questa generazione tolta e poi si compirà, appunto, tutto quanto il resto, che dobbiamo vedere anche tutto il capitolo 21 e 24, tutta la grande tribolazione, tutta l'Apocalisse, eccetera, ma questa fa parte di un altro discorso.
Allora, c'è da dire però, io vorrei fare una premessa. Io non conosco il tuo livello biblico, Ciro. Con tutto rispetto lo dico, se tu sei una persona che non ha un buon bagaglio, e questo è normale, biblico, alle spalle, non puoi pretendere in un video di capire tutto, eh? È come cioè si comincia allora dall'A, la B, la C, la D, cioè piano piano, questo diciamo io ho cercato di essere il più semplice possibile, però io ho fatto tanti passaggi, cioè qui noi siamo tanti anni che andiamo avanti nel canale, quindi se non hai un bagaglio biblico un po' medio avanzato, o perlomeno medio buono, medio avanzato, non so quanto tu possa riuscire, ecco perché poi nascono i perché, e allora no. Però già che io ho dato un po' l'ABC generale, questo è normale, insomma, non è che bisogna offendersi per questo, spero nessuno si offenda. Amen, Francesca. Mi rincuora, grazie. E amen. Ok, ho finito. Amen, gloria a Dio. Bene, cari fratelli e sorelle, grazie per tutto quanto, grazie per aver partecipato, grazie per l'incoraggiamento. Grazie per aver risposto. Ah, ecco, ora diciamo, con tutto il rispetto parlando sempre, io parlo così, ora l'hai detta giusta, ovvero tu dici un insegnante cristiano, ma voglio dire, un insegnante cristiano ha deciso di dividere in 400 anni in 4 la generazione. Vabbè, ma io ho letto il testo, qui parla di 400 anni. Che poi qualcuno voglia interpretare questo come 4 generazioni, ma chi se ne importa quello che dicono certuni. A me la scrittura, nel Salmo 90, verso 10, mi dice che la generazione va dai 70 anni agli 80 anni. Questa è la generazione. La vita dell'uomo oggigiorno dura dai 70 anni agli 80 anni, non si va oltre. Se poi tu preferisci ascoltare l'uomo, un insegnante cristiano, fai tu. Noi predichiamo la Bibbia, come vedi, utilizziamo come commentario biblico, il miglior commentario biblico, utilizziamo come commentario biblico il migliore al mondo, che è la Bibbia stessa. Bene, quindi decidete voi a chi volete ascoltare, la parola di Dio o l'uomo. Bene, io quando parlo, parlo con la Bibbia in mano. Genesi 15:16, il fremito dei suoi cavalli è stato udito da Dan tutta la terra. No. Nella quarta generazione essi ritorneranno qui? Ah sì, hai ragione, giusto, ho sbagliato. Hai ragione, nella quarta generazione essi ritorneranno qua. Perciò che fino ad ora l'iniquità degli Amorrei, sì, è vero e va bene. Viva l'umanità, ho sbagliato. Quindi, no, noi pensiamo che invece sia questa. Per un semplice motivo, e te lo do subito il motivo, è molto semplice, qui bisogna conoscere però la Bibbia. Allora, primo, l'uomo non campa 100 anni, punto numero uno, ok. Punto numero due, è sbagliato, questo insegnante ha sbagliato, ma lo dico con massimo rispetto, perché anche io Posso sbagliare, perché è scritto in Galati. Se tu vai in Galati, te lo vado a prendere nella mia Bibbia,
Mi dispiace che il video si allunga però così, però d'altronde io sto, se faccio le live, si sa che nelle live, vedete? Allora, guardate, perché dice, ma dove comincia la schiavitù? Ovviamente se lo si vuole accettare. Allora, eccolo qua, Galati. Ovviamente, esatto. Allora, Galati, capitolo 3. Dice che la legge è venuta 430 anni appresso. Non annulla il patto fermato prima da Dio in Cristo. Quindi gli ebrei non passarono 400, perché lì parla di schiavitù, quindi tu devi unire questo alla schiavitù. Quindi gli ebrei non passarono 400 anni in schiavitù dentro l'Egitto, perché praticamente il conteggio inizia dal momento in cui Abramo parte. Quindi quando parla delle quattro generazioni, le quattro generazioni probabilmente, per chi lo vuole accettare, iniziano dal momento in cui entrano dentro Egitto. E noi sappiamo che il conteggio però dei 400 anni o dei 430 anni iniziano da Abramo, e Abramo ancora stava là, perché lo dice qua in Galati capitolo 3 verso 17, la legge è venuta 430 anni, non annulla il patto fermato prima di Dio in Cristo. Però se tu leggi il verso 16 parla di Abramo. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie, non dice alle progenie come parlando di molte, ma come d'una, e alla tua progenie che è Cristo. Or questo dico io, la legge è venuta 430 anni dopo, partendo da Abramo. Quindi gli ebrei non stettero 400 anni in schiavitù in Egitto, ma partirono dopo molti anni. Infatti c'è Abramo, c'è Isacco, ok, e poi ci sono gli altri, c'è Giacobbe, quindi passano molti anni. Ecco qui che la generazione si va a ridurre. C'è da tenere in conto anche questo. Se questo lo sommi col fatto che gli uomini, e stiamo alla fine dei tempi, non vivono 100 anni oggigiorno, ma vivono dai 70 agli 80 anni. Ora non so se sono riuscito a trasmettere il senso, a spiegarlo. E no, ma Israele non è stato 400 anni, perché i 400 anni partono da Abramo, e quando Abramo ricevette appunto questa cosa qua, questa profezia, non stava in Egitto. Infatti poi verrà Isacco, poi verrà Giacobbe, poi si andrà in Egitto, capito? Ma di questo bisognerebbe fare un video dedicato. Comunque sì, no, mi era sfuggito il verso 16, e vabbè, ragazzi, ho sbagliato. Il verso 16 della quarta generazione mi era sfuggito, però gloria a Dio, poi ho corretto e ho ampliato. Non so se sono riuscito però a a farlo comprendere questa cosa qua. Allora, tu devi leggere Galati capitolo 3 dal verso 16 al 17. La legge dopo Abramo verrà 430 anni dopo. Quindi gli ebrei si sono fatti i 400 anni profetizzati, no? Qui in Genesi 15, ok? I 400 anni cominciano da Abramo, quindi gli ebrei non si sono fatti 400 anni dentro l'Egitto, perché ci andranno dopo, lo dice nero su bianco in Galati 3 dal 16,
dice: le promesse furono fatte ad Abramo, da questo momento alla sua progenie. Non dice alle progenie come parlando di molte, ma come d'una, e alla sua progenie che è in Cristo. Or questo dico, che la legge è venuta 430 anni appresso, dopo Abramo. E quando Abramo ricevette questa profezia, non stava in il popolo manco esisteva, non stava in Egitto. Ci andranno neanche con Isacco, ma con Giacobbe dopo Giacobbe, allora ci andranno, perché sappiamo tutti quanti la storia, con appunto che venderanno il loro fratello Giuseppe, i suoi 11 fratelli e così via discorrendo. Bene, video dedicato? No, adesso basta. In questo momento, poi magari un domani, chissà. Adesso purtroppo no, perché mi devo dedicare ad altro, caro Ciro, però spero di, insomma, in qualche maniera di aver esposto almeno il senso, ok? Capisco che sono cose che, dette così, ma adesso l'ultima parte, non facendo parte dell'oggetto, chiaramente l'ho trattata in maniera molto, molto, come dire, sommaria, ma comunque, gloria a Dio. Voi intanto vi ho dato, come dire, qualche spunto affinché possiate anche voi investigare e andare avanti. Bene, comunque il senso delle cose ve l'ho trasmesso. Spero che questo video possa essere, come dire, di aiuto a quanti cercano di capire, se non altro, tutta la prima parte della profezia del fico. Gloria a Dio. Poi per quanto riguarda i 400 anni, diciamo, sì, è importante, però già è più marginale, però certo è importante, perché dobbiamo capire che la generazione dura 70-80 anni. Durare 100 anni una generazione non è possibile, perché un uomo oggigiorno non vive 100 anni. Quando uno supera i 100 anni, lo mettono sul giornale: guardate, questo è vissuto 100 anni, appunto perché è un dato, come dire, che va oltre il normale. Bene, grazie Ciro, grazie, Dio ti benedica, grazie, gloria a Dio, grazie per tutte le domande. Mi hai dato filo da torcere e io sono contento, gloria a Dio. Sono contento perché, vedi, noi facciamo le live, gloria a Dio, quando le persone insistono, fanno, è bello perché vogliono capire, vogliono conoscere, e anche io, gloria a Dio, essendo un essere umano, ho commesso questo errore di aver dimenticato questa frase qua. E va bene, come ho sempre detto, infallibile è solo Dio, tutti gli altri siamo fallibili. Grazie per avermi corretto, fratello Ciro. Gloria a Dio. Bene, mo però vado a chiudere. Quant'è? 94 minuti che sto parlando. Amen. Niente, mo sto facendo qualche video in più perché ho 2 giorni di ferie al lavoro e quindi ho sono più riposato. Sono più riposato, posso anche fare tardi la sera tranquillamente. Esatto. La schiavitù in Egitto durò circa 120 anni più o meno, però diciamo quello che conta è l'entrata in Egitto. In più, diciamo, sì, quindi su per giù in Egitto, ecco, ci sono stati, penso, 280 anni, non lo so adesso, i conti a memoria non me li ricordo. Bene. Amen, grazie. Ok, fratelli e amici, io chiudo. Vi saluto a tutti quanti, grazie. Ciro, Aurora, Fiorella, Enza, eccetera, eccetera. Saluto a tutti quanti. Vado a chiudere. Ok, allora, preghiamo gli uni per gli altri e ricordiamo che Gesù sta per aprire la sua Chiesa. Gloria a Dio. Come abbiamo letto in Luca 21, facciamo sì che i nostri cuori non siano
ripieni delle gozzoviglie, delle tentazioni della terra, aggrappate delle sollecitudini e quant'altro. Questo è il messaggio più importante. Vero è che la nostra anima può essere ridomandata in qualsiasi momento e dobbiamo sempre essere pronti, ma questa è una verità biblica, ma una verità biblica non annullerà tutte le altre verità bibliche. Ovvero che come è vera la prima cosa che abbiamo detta, è altresì vera la seconda, che il Signore sta per rapire la sua Chiesa. Quindi anche lì dobbiamo essere trovati pronti. Perché se poi il Signore rapisce la sua Chiesa e noi non siamo pronti, faremo la fine delle cinque vergini chiamate pazze nella traduzione della vecchia Diodati, ed è la traduzione più corretta. Quindi facciamo sì che siamo trovati pronti, vegliando, e non pazzi come quelle cinque vergini disavvedute, come ci insegna la parabola delle 10 vergini presente in Matteo capitolo 25. Bene, con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti, felice di stare con voi. Se il Signore vorrà, ci si vedrà nel prossimo videoprogramma. Se il Signore non vorrà, allora non ci si vedrà. Lui è sovrano. Amen. Dio vi benedica. Pace e bene a tutti quanti. Shalom.